la conclusione e poi ci salutiamo. Questa in realtà è la seconda giornata, l'altra l'avevamo fatto 2 anni prima, in cui abbiamo fatto vedere ambiti diversi in cui il neuropsicologo può operare, opera e può operare. A noi sembra molto produttiva la collaborazione con la parte medica, medico-legale, proprio perché così si cresce entrambi, credo, e quindi il lavoro di equipe io penso che sia il futuro per tutti gli psicologi e in particolare per i neuropsicologi, visto che questo si tratta. Io penso che forse tra altri 2 anni faremo un altro convegno facendo vedere ancora altri ambiti che non siamo riusciti a discutere assieme e spero anche che possano nascere, che so, dei workshop dedicati più in profondità a una problematica, e quindi tutti gli strumenti utilizzabili, letterature italiane, che noi psicologi abbiamo sempre bisogno, ce ne sono poche delle volte, cioè problematiche in vari settori. Io ringrazio molto tutti i colleghi che sono intervenuti, perché sono state a mio avviso tutte estremamente interessanti, spero che anche il pubblico abbia apprezzato e speriamo di ritrovarci ancora in altre situazioni. Bene. Allora, anche a me non resta che ringraziarvi anche a nome dell'Ordine degli Psicologi del Veneto e soprattutto del gruppo di lavoro di neuropsicologia, che oltre ai vari moderatori che avete visto oggi è anche composto dalle dottoresse Annalisa Tessari, Cristina Ruaro, Lucia Meligrana e Francesca Sala, che sono qui presenti e che ringrazio per il grande lavoro che stanno portando avanti a favore della neuropsicologia. Io vi invito ai prossimi convegni, rimanete in contatto con il nostro sito dell'Ordine, avete la newsletter, se a qualcuno non ne arriva segnalatelo alla segreteria, perché abbiamo messo in cantiere per fine 2016 e per tutto il 2017 tutta una serie di eventi organizzati per gli ECM, per la vostra e la nostra formazione. Beh, riteniamo che un ordine abbia il compito di tutelare ma anche di formare, per cui spero di rivedervi presto a un prossimo incontro e se avete bisogno dell'ordine mandate pure una mail. Mi scuso se qualche volta non riusciamo tempestivamente o a volte addirittura a non rispondere a tutti i colleghi che ci pongono dei quesiti, ma vi assicuro che siamo un ordine con 9.000 iscritti, ormai ne arrivano decine al giorno e abbiamo solo 3 dipendenti e le commissioni stanno lavorando a pieno regime, per cui qualche volta scusateci se non riusciamo, magari risollecitateci la risposta e arrabbiatevi il meno possibile. Grazie ancora, arrivederci a presto, buon weekend e buon lavoro a tutti.